La bistecca, amore, tutta per te. Ora la cuociamo. Ma sono 6 anni. Eh? 6 anni. Tanti. Guarda un po', guarda un po' quanti palloncini tutti per te. Guarda. Tanti auguri a te. Tanti auguri a te. Rocco. Amore. Ehi. Tanti auguri a Rocco, tanti auguri a te. Vuoi, guarda il barbecue, perché aspetta che la cuoci. Amore, non ti piace cruda? Aspetti che cuoce papà. Amore, guarda un po', aspetti che cuociamo la ciccia. E ma scusami, sai come facciamo a farlo a mettere nella pianta? Amore, e tanti auguri a te, e tanti auguri a te. Ma ti piace, amore, la ciccia? Adesso la cuo, guarda i palloncini, sono tutti tuoi, amore, anche un po' della mamma però, eh? O si lecca. Amore, la cuociamo? La cuociamo? Allora togliamo la candelina? Rocco, cosa fai lì? Sul cammello al tramonto? Wow, Rocco! Ma sei fantastico! E dove vai in groppa al cammello? Amore, dove stai andando in groppa al cammello? Dove vai in groppa al cammello, amore? Rocco? Rocco! Mamma mia, ma quanto sei bella! Ok, apriamo la Magnum per Rocco, in onore di Rocco, 6 anni, forza! Amore, mai visto la maglietta, te? Attenzione, festa! Cioè, ragazzi... Parte! Dai, buca la tenda che ci abbiamo messo una vita a averla! Per Rocco! Per Rocco! Oh, non t'ho preso! Rocco! Marco, no, Ma l'hai lasciato il frigo? Sì, fino adesso. No, Rocco, dammi il tappo. Prendi il tappo, perché lui è in guerra. Dammi il tappo. Ok ragazzi, allora innanzitutto vi saluto adesso perché prima ero invecendata tra palloncini, Rocco eccetera. Allora intanto il cane deve ancora mangiare perché non gliel'ho data cruda, ma adesso gliela tagliamo e vi riprenderò. Comunque insomma Rocco lui, quindi la sua festa, il suo compleanno è la cosa più importante, quindi diciamo per la quale abbiamo lottato fino a ieri sera, fino alle 2:30 di notte a lavorare, soprattutto Marco, perché questo sia possibile. Nel senso, perché fino a ieri sera, ripeto, alle 2:30 di notte eravamo ancora dietro a fare le ultime cose di questo terrazzo. Comunque pian piano adesso durante la cena ve ne parlerò, perché ho aspettato appunto il compleanno di Rocco per fare questo video e quindi anche per inaugurare il terrazzo e per spiegarvi tutte le cose. Comunque insomma, adesso primo lavoro, facciamo mangiare Rocchetto perché ha fame, poverino, sono le 9:30. Aspetta lì seduto, amore, che adesso papà te la taglia bene, aspetta lì. E adesso riprendiamo lui perché è il festeggiato. Rocco, aspetta un attimo, ha seduto. E adesso poi così voi vi parlo. Rocco, amore, siediti, che adesso papà te la taglia perché brucia ancora, Brucia, amore, Guarda, festino qua da giusto per noi. Sì. Brucia, amore, adesso sei seduto. Ma Marco, gliela fai a pezzettini piccoli perché ha tanta fame e ho paura che si ingozzi. L'ho bruciato sotto. Sì, no, l'ho bruciato, non dargliela, amore, piuttosto dalla me, ma lui dagliela bella, bella pulita.
A lui gliela dai anche un po' più rosa dentro. L'importante è che sia pezzettini piccoli, perché sennò l'angoia intera. Avendo fame. Amore, adesso te la dà. Lui preferisce mangiare per terra, no? Non al tavolo, perché queste seggiole sono un po' basse. Lui, poverino, non ci arriva bene. Lo capisco, perché sono una nerottola anch'io. No, va bene. Basta quella, dagliene ancora un pezzo, ma non il bruciato. Dagliene ancora un pezzettino. Intanto gli faccio mangiare questa? No, prego. Aspetto? Aspetta, amore mio, papà ti aspetta. Ma è abbastanza pezzetti di piccoli, amore? Amore, mangi la carnina alla brace. Ma sei contento? Amore mio, 6 anni. 6 anni indimenticabili con te, amore. Non brucia, vero, amore? Brucia ancora tanto? Si raffredda subito. Si raffredda? Sì, già fredda. Poi se mai dopo gliene diamo ancora un po', intanto gli facciamo mangiare questa. Adesso, amore, la sta tagliando. Visto? Sta tagliando la pappa. La pappa per Rocco. È tutta tua, amore, tutta. È la tua pappa. Allora, te la pappa sta qua. Ciccia sprecata. Come ciccia sprecata per la Rocco Gioia? Potresti mangiare le carotine. Gliela do? Dai, Massimo, vai, basta. Vieni, amore. Vieni. Piano. Amore, la butta giù intera. Amore, piano, mastica. Tanti auguri a te e tanti auguri a te. Se mai, amore, tirane fuori una e poi l'altra la tiri fuori con calma. Va bene, amore. Era buona, amore? Amore, era buona? Lega il piatto. Poi la prossima la diamo per tutti. Ok, questa è la fettazza di carne. Rocco, l'hai appena mangiata, ti stai leccando. Assaggiamo la carne, intanto poi vi parlo. Amore, a me mi devi aiutare a mangiare sta carne, perché... sto pensando solo al gelato io. Amore, stai mandando via tutto. Scusa, amore. Allora, vi dicevo, poi ve lo faccio vedere bene il gelato. Vi ripeto, ieri sera Marco era ancora lì alle 2:30, più che altro perché oggi era il compleanno di Rocco, perché se no oramai avevamo aspettato tanto. Aspettavamo ancora dei giorni, non è un problema. Ma giusto per Rocco, abbiamo sempre fatto qua il compleanno di Rocco. E quindi non è che mancava chissà che cosa, però mancavano le luci. Tirare fuori tutti gli arredi, che poi abbiamo cambiato qualcosina e abbiamo preso quelle panche lì che praticamente si trasformano in lettini, ma dovevano essere montate. Buone, eh? Come si chiama questo stallo? No, mistero. No, Fiorentina. Qua alla brace è buona. Come mangi le patatine? Ho le piaciute come dai. Non sono patatine, quello che ti ho detto. Come vuoi? Te l'apro? Adesso l'apro io. Cin cin a Rocco.
Io, ragazzi, mi sono messa di nuovo la tutina di caldo cotone, paillino leggero, perché si gela. Oggi in realtà è leggermente un po' più caldo, ma però si gela. Sta bene. Vedi con la carne. È perché sono limone. Ma lime, cereali e timo. Sono nuvole di soia. Amore! Qualche vacca voglia, devo tagliare il coltello, amore. Amore, sto tavolo l'hai rotto. Ho finito? No, no, amore mio, tranquillo. Guarda, siamo belini, con fil di ferro. Sta, voi non lo vedete, ma sta lucciando e versando tutto. Sta lucciando anche loro. Vi dicevo, quelle nuvole lì di soia non le compriamo, sono quelle che arrivano con la degusta box. E poi però, quando sono in cara, vanno anche mangiate. Secondo me Rocco ha ancora fame, no? Adesso l'ho fatto digerire un po'. No, non ha fame, però tranquilla. È disraiato, anzi, quando fa così ha la pancia piena. Sai, c'è più carne che crocchette, nelle crocchette, eh? Cioè, io sto mangiando le patatine lì, le nuvole, non la carne. Crocchette del freddo. Ma vedi, salvi dopo su. Ma già non è una cosa che mi fa impazzire, non mi dà neanche fretta. No. Amore! Ma non c'hai i bicchieri? Non so perché la faccio così. Così dopo violenta. Penso che sia la prima manifestazione che fanno. Secondo me sono un po' in ritardo quest'anno. Te la do? No, ma già questa. Per me la metti un po' sul fuoco. Ne mangio ancora io? No, non tutta. No, ne mangio. Ho dei problemi col tagliare. Qua del cane era un po' più rosa. Cattiva? No, era più rosa. Ti piace? Non te le posso dare, amore, c'è il lime.
Secondo me comunque c'è aria, perché vedi che si muove tutto. Stasera, ripeto, è più caldo rispetto alle altre sere, quindi a ieri sera c'era. Però ti dico ti dico una cosa, secondo me comunque qua è più riparato di sicuro degli altri due terrazzini, no? Perché qua è riparata a noia. La sera l'aria viene da lì, che fa fede. Ma anche quello della cucina, secondo me. E poi qui è il terrazzo che becca più sole, quindi secondo me anche i muri lasciano un po' di caldo, no? Comunque non è di sicuro da pigiamino corto come gli altri anni, cioè lo era quando noi non avevamo ancora, ma adesso non è da pigiamino corto. Ma scusa, mi lascia quella attaccata all'osso e mangiati questa? No, mangio questa. A me. Amore, hai mangiata? L'odore delle braccia è buono, eh? Ogni volta quando mangio la carne sulle braccia dico che anche d'inverno dovremmo fare. Però la pirita che ne spaventa. È vero. Ma quelle lì non si accendono più di luci, eh? Da quando c'è la tenda? Un po' meno. O le spostiamo. Ma la illuminazione va bene alla fine. Vabbè, un'altra cosa. Allora, ragazzi, i palloncini. Guardate che belli, soprattutto guardate un po' Happy Birthday con le nuvolette, ragazzi. Adesso, eccolo lì, Happy Birthday con le nuvolette, fantastico. Allora, la tenda è questa qua, sopra la nostra capoccia c'è questa meravigliosa tenda che ha aspettato tanto arrivare. Là, vi dico il... Scusa, Rocchetto, vi dico la cosa del terrazzo. Allora, lì abbiamo messo... vabbè, questo è il coso per la caldaia. Lì abbiamo messo le piantine con i tre pesci giapponesi, che adesso c'è poco vento, però poi mi auguro che andranno. Poi le luci, così, tac. Poi, vabbè, lì c'è il barbecue, piantine. Poi abbiamo messo la lanterna e poi abbiamo messo questo gallo con i punti cardinali. Non so se si vede, è tutto buio. Comunque un gallo in ottone con i punti cardinali. Poi abbiamo messo i punti luce. Vi faccio praticamente il makeover aggiornato del terrazzo. Quindi terrazzo finito, ragazzi. Quindi abbiamo messo i punti luce. Tac. Quello lì in realtà c'era, ma abbiamo cambiato e abbiamo messo la stessa... plafoniera, luce, insomma, ok. Poi abbiamo dato il colore giallo, ma quello lo sapevate già. Secondo me quelle luci là, amore, vanno tolte di lì, perché sennò con la tenda non prendono luce. E poi abbiamo messo, il tavolo è rimasto quello, le seggiole anche, abbiamo cambiato praticamente le panche. Abbiamo cambiato queste panche qui, che in realtà sono delle panche che poi si tirano su da una parte e diventano dei lettini. Quindi praticamente... Ecco, avete capito? Vengono praticamente dei lettini così, che si tirano e si mettono dove volete. Ok, quindi praticamente qua c'è il cammello, che è la novità praticamente di quest'anno, cioè per noi, per il terrazzo, però abbiamo sempre dentro la papera da tirare fuori e la nuvoletta con l'arcobaleno.
Però questa sera abbiamo fatto tutto di corsa per il compleanno di Rocco, quindi abbiamo tirato fuori solo il cammello. Poi tiriamo fuori con calma anche gli altri. E lì ci sono i palloncini, lì la palla gonfiabile. Hai preso i gelati, amore? Sì. Bravo. Sì. Un po'. Bravo, lì abbiamo messo tutte le piante che erano nel terrazzino di là, le abbiamo messe tutte qua. Insomma, abbiamo messo che freddo ai piedi. Che freddo ai piedi, ma dobbiamo mettere i calzettini, ragazzi. Ma adesso i palloncini li portiamo dentro. Che freddo ai piedi. Che freddo ai piedi. E ho messo le nuvolette perché ho abbinato il palloncino, perché a me piacciono le nuvolette, perché a Rocco piacciono le nuvolette. E va bene, adesso Rocco, qua non l'ho portati, però praticamente ha due regali, uno praticamente di una mia amica gli ha fatto il regalo, è la mucchetta bellissima, lui l'ha già addocchiata dopo la doccia, l'ha già addocchiata, ma non gliel'ho fatta portare qua perché ho il terrore che gli vada da qualche parte, quindi praticamente gli ho sempre diviso le cose del terrazzo dalle cose di casa, perché ho se no paura che lui le lancia, la lancia giù, e quindi qua nel terrazzo lo lascio giocare con i palloncini, con le cose comunque che so che non vanno giù, nel senso che non, c'è anche il telo lì dalla ringhiera, quindi in realtà non può andare giù niente, nel senso, però evito, quindi praticamente li tengo per casa. Qua ha fin troppo da giocare, nel senso, se vuole correre, saltare, è andato sulle panche, sui cuscini, ha saltato e giocato come un matto, quindi nel senso non gli servono, tra virgolette, i giochini. Invece poi quando siamo lì in casa, lui gioca un sacco, perché comunque anche se ha 6 anni, gioca veramente tantissimo lui come cagnolino, quindi lui si diverte un mondo. E la mucchetta lì, la vacchetta, l'ha vista, l'ha addocchiata, e quindi iniziava già a brontolare, la guardava, l'ho messa sul tavolo lì in sala e lui mi guardava e brontolava come per dire l'ho vista, è mia, voglio giocarci. E io gli ho spiegato, gli ho detto adesso andiamo fuori, poi dopo, insomma, poi gliela do. Adesso mangiamo sto magnum, però io ho freddo, ragazzi, fate i piedi, io mangio il magnum e tu il cornetto, amore. Comunque insomma, vorrei che fossimo segnare perché? Il cornetto. Ah, ma io posso anche mangiarne due in caso? Anche tre. Ma i magnum sono tutti uguali questi? Non ce n'è uno diverso? Questo è tutto uguale. Allora, se mai mangio un cornetto dopo. C'è ancora la toccatia. Cosa c'è? La toccatia. Un periodo che mi piace i gelati, ragazzi, quest'anno. Comunque, vi dicevo, abbiamo fatto veramente tutto di corsa. Più che altro per il compleanno di Rocco. Ma perché l'elettricista quando è venuto? Martedì. Perché poi non ve l'ho più detto, Lunedì è quel giorno che ho fatto gli aggiornamenti, che pioveva, che ero in braccio a Bernardo. Ok, martedì è venuto l'elettricista alle 8:15 del mattino e quindi ha collegato la tenda. Ok, mercoledì l'abbiamo messa a posto per l'antivento, perché praticamente se no era sempre chiusa, l'abbiamo regolata. Giovedì abbiamo lavato bene il terrazzo. Ah, e mercoledì hai dato, no, sempre martedì hai dato anche, hai pulito bene il pavimento. Giovedì invece l'hai lavato solo un po' così, boh, per togliere. Ieri ha messo le luci, cioè l'elettricista aveva fatto i contatti, tutte le cose, lui ha messo le luci che nel frattempo sono arrivate perché le abbiamo ordinate, e ha montato le panche. Le panche in realtà
ce l'abbiamo da mo, ma non l'avevamo ancora ammantate per scaramanzia. Il telo. Ah, il telo. Quando l'hai messo? Martedì sera o mercoledì? Mercoledì. Io ho preso, anche io ho preso la settimana scorsa, anche io. Ma forse gli avevo detto che era la pitturazione alla ringhiera. Non me lo ricordo più. Vabbè. Mi sembra veramente un secolo e mezzo che siamo dietro a sto terrazza. Poi devo vedere come ho fatto. Ah, poi un giorno hai dato la cementita al comignolo. Però non me lo ricordo adesso quando, vi direi una bugia. Però se l'hai data mercoledì. Mercoledì forse hai dato la cementite. Boh. Non lo ricordo. Comunque oramai potevamo anche ritardare ancora un po'. Era per il rocco. Perché abbiamo sempre fatto qua. Che buono che è il gelato. Quest'anno mi piace il gelato. Il mangio mi è sempre piaciuto, no? Ah, sembra che ho scoperto l'acqua calda, ma in realtà a me mangiare gelati non mi ha mai dato soddisfazione. Anche se quelli confezionati leggermente di più di quelli artigianali. Però quest'anno mi piacciono anche gli artigianali. Oh. Andrò a scoppio ritardato, mi ho scoperto la cocalla. Ho proprio bisogno di gelato. Si vede che fa leggermente più caldo perché ci sono i moscerini alati. Lì era pieno. Lì era pieno. Dove dire? Ieri? E ieri faceva freddo. Ieri mettiamo le luci alla pia. Cara, ne vuole il gelato. Io non lo posso dare. Ma io posso mangiare un altro gelato? Perché te non puoi dargli, Rocco? Vieni. Un po' questo. Le attacco fuori i palloncini?
Ora portarli in camera. Ciao, bene, ciao. Oh, la pena la qualcosa. Mi dispiace. Per chi? Per il gelato. Non si spende lui. Ruttino. Tu lo sapete, sì. Cioè, ma io se a luglio, il 20 di luglio non metto il pigiama corto, vuol dire che non lo metto più. Come è caldo adesso. Vabbè, anche te comunque il pigiama lungo, mi sembra che ce l'hai. Non è che sono io solo l'unica malata. Ma stasera che a me è le tue cose. Figurati. Quando mai? Non posso mangiare un altro gelato, ragazzi. Semmai sai cosa? Apro due caramelle gommose. Un altro gelato, paura. Apro semmai due caramelle gommose. Però adesso io devo andare dentro perché ho i piedi freddi, ragazzi. Io quello che... Adesso tu cosa devi fare, amore? Ma lì dove lo lasci il... Adesso noi andiamo dentro perché io ho freddo. E io ve l'ho fatto vedere un po' così il terrazzo. Questa è stata l'inaugurazione, diciamo, proprio ufficiale, ufficiosa, ufficiale, al 20 di luglio, in concomitanza, in onore e del compleanno di Rocco. Poi mi auguro che da oggi in poi lo possiamo usare e sfruttare per le nostre serate e le nostre grigliate, e quindi, nel senso, ve lo farò vedere meglio eccetera, anche perché stasera eravamo in ritardo e va bene, quindi ve lo farò vedere, rivedere, ve ne riparlerò, perché sapete che sono logoroica, quindi ve ne riparlerò nei dettagli. Però siccome col fatto che era il compleanno di Rocco, quindi c'è stato un po' inaugurazione, compleanno, party, festa, palloncini, quindi avete capito. Ora vi faccio vedere il festeggiato, perché alla fine è lui il vero protagonista del video. Eccolo lì che dorme. Dorme sotto il tavolo. Rocco! Tanti auguri a te, tanti auguri a te. Rocco? Amore? Ehi, ciao, facevi la nanna. La mamma ti ha rotto le palle. Ti ha rotto le palle la mamma? Sempre. Ciao, ciao!